Oggi parliamo ancora di questo lettore 5208 con display wireless, e vediamo, facciamo un tutorial del funzionamento. Vediamo anche il menu e come cambiare le impostazioni di lavoro. Allora, questo lettore è wireless, vedete alla base è collegato al PC tramite il cavo USB, ha una base che ha dei pulsanti funzione e poi ha il display. Il display ovviamente è estremamente utile perché possiamo vedere il codice che andiamo a leggere. Allora, in questo caso un primo metodo di funzionamento è farlo funzionare in una modalità standard, quindi noi leggiamo il dato e come potete vedere il dato viene immediatamente trasmesso all'applicazione che abbiamo aperto, e questo diciamo è una modalità standard dei lettori wireless in emulazione tastiera. Adesso questo lettore ha anche però una funzionalità avanzata di lavorare in modalità inventario. In modalità inventario significa che il lettore inizierà a memorizzare i codici letti all'interno e non trasmetterà nessun codice finché non gli darò il permesso di trasferire i codici al PC. Quindi, per cambiare la modalità di trasmissione abbiamo due modi: o attraverso il manuale di istruzioni, quindi si legge un codice di configurazione, in questo caso il lettore inizia a memorizzare i codici, oppure lo potremo fare attraverso questi tasti funzioni, e dopo andremo a spiegare bene diciamo la modalità della tastiera. Quindi siamo passati a modalità inventario, in questo caso iniziamo a leggere i codici, sentite che il lettore ha cambiato il suono e quindi abbiamo un feedback acustico del fatto che sta memorizzando i codici. Possiamo anche leggere, ovviamente oltre al display che ci dà il riscontro del codice, possiamo anche leggere i codici memorizzati, in questo caso sono 16. Qua ci sono i codici memorizzati, qua il totale delle letture fatte durante l'uso. A questo punto, una volta che abbiamo memorizzato i codici, che è una funzione utile, pensate di potervi spostare in qualsiasi parte, anche molto lontana, al limite anche proprio in un'altra sezione della vostra azienda, per memorizzare i codici. Dopo che li abbiamo memorizzati, per trasmetterli al PC, poggiamo il lettore sulla base e andiamo a premere questo pulsante che è l'upload, e come vi faccio vedere, immediatamente tutti i codici verranno trasmessi al PC. Andiamo adesso a vedere come si cancellano le letture memorizzate. Anche questa volta possiamo utilizzare sia, diciamo, il manuale rapido, in cui c'è questo codice di praticamente cancellare delete all data. In questo caso ci basterà leggere questo codice e non ci sono più letture memorizzate. Infatti, se vedete qua il display ci dice che ci sono zero letture memorizzate. Per tornare alla modalità quella immediata, quindi leggo e trasmetto, ci basterà leggere anche in questo caso un codice di trasmissione immediata e ritorniamo alla modalità normale. Ora, tutte queste operazioni le possiamo fare con il manuale a corredo, il manuale, diciamo, la guida breve, ma possiamo anche farle dai tasti funzione. Quindi, in questo caso, ad esempio, se volessimo passare alla modalità di memorizzazione dei codici, si premono entrambi questi pulsanti. Vedete, si entra nel menu, si scorrono le voci attraverso le frecce. Ci sono ovviamente vari settaggi di configurazione che vi consiglio di non toccare a meno che non siate certi di quello che facciate. Si arriva a modalità di trasporto. Per confermare si preme il grilletto, quindi si entra in un sottomenu in cui andiamo a selezionare con il tasto, cioè normal mode, che è la trasmissione normale, quindi leggo e trasmetto, oppure Inventory Mode, che è questa mo modalità di memorizzazione, e poi si dà conferma sempre con il grilletto. E poi ovviamente per uscire da questo menu si ripremono entrambe le frecce. E quindi se noi adesso andiamo a leggere una serie di codici, se
sentite, siamo passati dal suono, siamo passati un'altra volta in modalità memorizzazione e ci dice che abbiamo memorizzato sei codici. Andiamo sempre sul menu, vediamo alcune funzioni che ci possono essere utili se non vogliamo farle leggendo il codice a barre ma direttamente dal lettore. Quindi premiamo entrambi i tasti, ritorniamo scorriamo il menu con la freccia in giù, andiamo su modalità di trasmissione, confermiamo. Quando dobbiamo confermare una voce si preme il grilletto e in questo sottomenu, per esempio, possiamo ovviamente fare l'upload dei dati invece di farlo dalla base, lo facciamo da qua, ma possiamo anche cancellare tutti i conteggi delle letture memorizzate. Gli diamo conferma sempre premendo il grilletto. Ritorniamo indietro, sempre confermando, e ritorniamo ancora in modalità di trasmissione normale. Confermiamo. Una volta che abbiamo confermato, per uscire dal menu ci basterà sempre spingere entrambi i tasti. E vedete, siamo ritornati in modalità normale nella quale il lettore legge e trasmette. Sempre nel menu possiamo, quindi in questo caso vi faccio vedere che avevamo cancellato il conteggio delle letture memorizzate, quindi è 0. Sempre dal menu possiamo cancellare il conteggio totale delle letture. Si premono entrambi i tasti, si scorre il menu con la freccia e alla fine del menu troviamo Clear Total Count e quindi confermiamo con il grilletto. E poi torniamo indietro. Sempre vi ricordo il grilletto per confermare entrambi i tasti per uscire dalla funzione dalla modalità di configurazione del lettore.